Quella sera Mary Davis era sola in casa. Suo marito era fuori per lavoro e lei aveva paura. Aveva paura sia perché la casa si trovava in un luogo molto solitario, sia perché lei era bruna e sulla trentina, proprio il genere di donna che lo strangolatore di Boston prediligeva. La confortava un po' il fatto di trovarsi a migliaia di chilometri da Boston, ma d'altronde lo squartatore di Londra aveva gli stessi gusti in fatto di vittime e quella casa era molto vicina a Londra. Mentre era immersa in questi tristi pensieri, la donna udì squillare il telefono, sollevò la cornetta, ma sentì solo il suono di un carillon e un respiro affannoso. Ciò la spaventò terribilmente, perché lei aveva visto parecchi film del terrore e sapeva che in quei film simili telefonate erano sempre annunciatrici di orrendi delitti. Telefonò allora alla polizia, ma le fu detto che nella realtà gli assassini di solito non fanno simili scherzetti, che l'uso del carillon non è vietato dalla legge e che anche avere l'asma non è un reato. Circa mezz'ora dopo il telefono squillò di nuovo e Mary si affrettò a rispondere. Ah ah ah, sghignazzò una voce maschile. Sono lo squartatore e sto venendo a ucciderti. È inutile che cerchi di telefonare alla polizia, perché ho tagliato i fili del telefono. Ed è inutile che cerchi di scappare, perché la tua casa è già stata circondata dalla mia banda. La donna passò i 14 minuti successivi a tremare e a battere i denti, ma poi le venne in mente una cosa. Come ha fatto a telefonarmi se aveva tagliato i fili? Pensò. Capì allora che l'uomo l'aveva ingannata. Cercò di chiamare la polizia, ma nel frattempo l'assassino aveva tagliato davvero i fili del telefono. Mary si vide perduta, ma poco dopo le venne in mente un'altra cosa. Ogni squartatore che si rispetti lavora da solo, perciò non doveva esserci nessuna banda intorno alla casa. Decise quindi di uscire. Intanto il dottor Simak, meglio noto come lo squartatore di Londra, si aggirava intorno alla casa, aspettando che Mary uscisse. Appena aprì la porta, la donna si vide davanti l'assassino. «Chi è lei?» chiese spaventata. «Sono il dottor Simak», disse lui. «Meno male», disse lei. «Avevo giusto bisogno di un dottore, perché mi sento male. Ma io non sono un medico, sono dottore in agraria. È in casa la signora Davis?» In quel momento Mary notò che l'uomo, oltre ad avere un'aria assai feroce, portava dei guanti neri e impugnava minacciosamente un rasoio. Capì allora che quello era l'assassino. Egli non l'aveva riconosciuta, perché per lo spavento i capelli di Mary erano diventati bianchi e lei dimostrava almeno 20 anni in più di quelli che aveva. «La signora Davis è uscita», disse lei, «e adesso vado via anche io». «E allora ucciderò te», disse lo squartatore, brandendo sempre più minacciosamente il rasoio. Per fortuna si trattava di un rasoio elettrico. In quel momento arrivò l'ispettore Evans di Scotland Yard con una decina di agenti. Il dottor Simak fu immediatamente arrestato. Quando il sergente mi ha detto della sua telefonata, ho subito capito cosa stava accadendo, disse l'ispettore. Ma come ha fatto? Chiese Mary. Sono anch'io un appassionato di film del terrore, spiegò lui.